tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo sconfitto la capopalestra Marzia ed ora è finalmente giunto il momento di andare a cambiare look, magazzino dell'angolo del look, il cuore della distribuzione. Quindi, se io volessi cambiare look, devo andare al magazzino? No. Ok, questo vuole un aiuto. Niente, qua c'è solo un magazzino così, perché non sapevano cosa metterci, no? Al posto del centro distribuzione premi. Casino, non c'è più. Che ci mettiamo? Un magazzino, è ovvio. Dunque, vediamo un po' cosa possiamo fare. Indossa. Abbiamo il look di Platino che mi piacerebbe indossare, a dire il vero. È molto carino. Però no. Voglio dire, spendiamoci i due soldini per farci un look, no? Tutto nostro. La felpa di Pikachu bella. La salopette, no, mio Dio. Look, direttamente, quindi proprio un intero look. Non posso quindi sceglierlo magari. Ok, carino. Ma quindi tipo non posso fare un look misto, devo per forza sceglierne un intero. Look invernale. Ma sì, dai, è bello, 50.000. Ma sti cazzi. Ma scusami. Ma 50.000, ma me ne vado in giro col look di Platino. Ma 50.000, che cavolo, scusa. Ma siamo scemi. Allora, andiamo un po' a salvare la nostra amica. Praticamente hanno rubato il Pokédex a Lucinda, quelli del Team Galassia. Quindi è nostro compito ora riprendercelo. Tutto a posto qua, sì, Lucinda. Io sono carico, dovrei essere carico. Sì. Allora, faccio una prova. Non credo funzioni, ma ci voglio provare. Hanasia, che è al 30 davanti. Stai cercando di riprenderti Pokédex? Non vedo perché, noi del Team Galassia sappiamo sfruttarlo molto meglio. Ma ok, fare la guardia al magazzino è noioso, vi affronteremo due contro due. Ah, devo parlare con Lucinda, è vero. Cosa? Ora hai portato con te qualcuno per aiutarti a recuperare Pokédex. Saremo lieti di cacciare via entrambi facendovi piangere come poppati. Lucinda, diamo loro una bella lezione. Ho perso il mio Pokédex. Sì, ma è quello che mi hai detto prima. Il Dream Team creato dall'unione delle nostre forze non può perdere. Ma allora c'è davvero il Dream Team? Io facevo no la battuta al mio Dream Team, invece c'è davvero il Dream Team. Non lascerò che quei bricconi vadano avanti con le loro malefatte. Lotta in doppio. Sì, dovremmo stare un po' più distanti, ma hey. Parte la sfida della Recluta Team Galassia e il Recluta Team Galassia, ovviamente. Dustox e... ah, Beautifly. Oh. Ci provo. Forse non funziona, ma in teoria ogni medaglia sono 10 livelli che ti possono aumentare l'obbedienza del Pokémon, diciamo. Sì, sì, funziona. Allora mi ricordavo bene. Se no fare... oddio, a volte attaccano anche se hai... anche se non hai le medaglie per... comandarli. Quindi potrebbe essere stata una volta così buona. Anasia evita l'attacco. Mamma mia, mi sciottava. Che paura. Bene, bene, bravissima Lucinda. Krogunk, yeah. Vai, sta ciondolando. Te lo meriti Arasoio, te lo meriti. Anche il brutto colpo ti meritavi. Anche il veleno shock, sì! L'avete perso, ragazzi? Dovevi accontentarti di fare la guardia, già, ragazzo mio, già. Ah, accidenti! I nostri Pokémon sono troppo scarsi. Dovremmo prenderne di nuovi dal nostro covo. Ah, ma chi se ne importa del Pokédex? Il Team Galassia avrà tutti i Pokémon del mondo. Anzi, dell'universo! Amico mio, no. Tieni, prendi, ecco il tuo Pokédex. Mio. Quelle cose che avevamo nel magazzino sono già state spostate a Pratopoli. Vi lascio con una frase che fa molto recluta. Non finisce qui. Meta? Che succede? Perché il Team Galassia si comporta come se la città fosse loro? Perché c'è un mega palazzone che dice Team Galassia? Link, grazie di cuore. Se Professor Rowan scoprisse che avevo perso il mio Pokédex... non voglio nemmeno pensarci. Tu cosa farei adesso? Io stavo pensando di andare a Pratopoli. Nella Gran Palude si trovano tante specie di Pokémon diversi. Quindi, che cosa si fa ora? Ma un'occhiatina al magazzino la darei perché c'è qualcosa da prendere qui all'entrata, se non erro, sì. Metto Acti davanti che deve, insomma, allenarsi. MT94 volo, ecco perché c'era data
ci ha dato la possibilità di usare volo, la medaglia di Marzia. Allora, vorrei provare a fare una cosa, tipo a vedere quanto tempo mi ci vuole per affrontare questo percorso e decidere poi se fare la palestra oppure se fare il percorso dove c'è Villa Pokémon. E a Villa Pokémon, beh, lì c'è un po' da vedere, insomma, non è che è una cosa molto veloce da fare. E vediamo anche Mistrivass, non è la prima volta che lo vediamo, ma comunque sia un bel Pokémon da vedere. Però questo percorso alla fine non è tanto malvagio da esplorare, eh. Certo, però ragazzi, la bicicletta non ce la faccio a usarla qui, è davvero tremenda. Oh, le bacche raccolte, proseguiamo, qua ci sono molti allenatori e anche altri oggetti da prendere. Vittoria o sconfitta, chissà come andrà. Intanto lottiamo, poi si vedrà. Questi qua sono i veterani. I veterani in questi giochi non è che siano proprio. Ah, rischia tutto. Non erano i veterani, a quelli nei nuovi giochi forse che sono vestiti più da signori benestanti. Ok, allora, mi sono sbagliato. Però dicevo, i veterani non è che sono poi tanto anziani. Perché negli altri giochi c'erano sì i veterani, ma c'erano anche i master. Che erano due categorie diverse ed erano rappresentati entrambi in maniera anziana. Quindi diciamo che altri 5 anni e Red e Green saranno veterani. Sì, certo, anche blu, ovvio. La cosa interessante è che hanno tenuto tutte quante le meccaniche di Diamante e Perla, ma i metodi curativi, quello che restituiscono i punti, sempre le stesse come le nuove generazioni, quindi. Bah. Apprezzo però il fatto che la iperpozione restituisca 120 e non 200. È più in linea, insomma. Questo Pokéfanatico invece è piuttosto semplice da sconfiggere perché ha solo Ponyta. Infatti. Mi dispiace, amico, ma ehi. Hey. Anche se io come allenatore dovessi scegliere un solo tipo, sceglierei Fuoco e Drago. Quindi ho un bello svantaggio contro tanti tipi. Ottimo. Andiamo avanti, oh yeah! Qui c'è la bellezza. Ciao bella mami. 5 euro per la collana. No, ovviamente si scherza! Si scherza! Buor madame! Un verme madame! Beh, il nome lo dice. Presagio, oh, presagio. Perché c'è beccata. Sbigo attacco! E questo era il presagio che mi menavi per prima! E non lo so! Si dice chi mena per primo mena due volte. In questo caso no. Non ha fatto un'altra volta sbigo attacco. Dice si è arresa oramai, era arrivata la morte. Il mio tempo è arrivato! Morta. Ma anche tu, Magda, con un solo Pokémon. Magda! Oh yeah, quanto è intricato sto percorso, inutilmente intricato. Mi ricorda molto il percorso. Oddio, che perché che il percorso era? 17 può essere? Quando passi dalla Vandonia per andare giù a Fuxiapoli? No, vabbè, insomma, la parte esterna a est di Kanto. Quindi percorso tra 14 e 17. Ma non mi ricordo di preciso che numero, ma lì è inutilmente intricato quel punto dove ci sono le due bellezze e gli avicoltori. È inutilmente intricato quel punto, per non farti capire nulla. C'è chi lo chiama level design. Io lo chiamo complicazione inutile. Allora, qui potrebbe esserci qualcosa anche perché. Ah, qui è chiuso. Beh, certo, è chiuso lì. Beh, ovvio. Deve essere chiuso. Per far crescere la mia collezione cerco di sfidare allenatori più forti di me. È così che fanno i cerca Pokémon. Yeah! Alduino! Alduino. Tipo le schede Arduino. Praticamente i cerca Pokémon fanno a gara di chi ha l'elementale. Questo qua aveva solo erba, l'altro solo fuoco. Mettetevi d'accordo però. Dai. Vediamo un po' che roba c'era qua. Ah, ma là c'è un altro cerca Pokémon poi.
È canonico quello che ho detto. Quello avrà erba allora. No, quello avrà acqua. Gran radice che servirà, insomma, a far affezionare di meno i Pokémon a me. Perché sennò, ragazzi... Va bene, riva del lago Valore. Qua c'è solo, insomma, un percorso un po' dissestato. Potrei anche andare al lago Valore, ma no, è bloccato. Ecco, quindi niente. Anche ci andassi, però, non risolverei nulla perché non posso usare Surf. Ok, lei si è persa la chiave, sì. Però no, di là non possiamo andarci perché ci bloccano la strada, che c'è un blackout. Vediamo un po'. Che giro che ha fatto. Stop, stop, sì, parlo con te. C'è stato un grosso blackout ad Arenipoli, la città più avanti. Stanno cercando di ripristinare la corrente, ma le strade sono interrotte. Perché? Lei ha perso la chiave della suite ed è quella lì, se non sbaglio. Ma non possiamo prenderla perché non abbiamo scalaroccia. Questo invece è un ristorante? Ah, potrò gustare lotti sublimi. Sì, però... Ma... Teo e Tea! La bevanda che vi presentiamo oggi è una fresca spremuta a base di bacca pesca. Come Pokémon. E va bene, una lotta veloce prima di cominciare con le riprese. Ci sei? Sì! Teo e Tea, come no? Certo che vi sfido. Ah. Gandolfo e Valeria. Che delusione. Vi hanno cambiato nome. Non ricordo se anche il Diamante e Perla originali hanno un nome diverso. Però puh per voi. Ehi, però non manca molto a far evolvere anche Acti, eh? Avrei dovuto aspettarmelo, cosa? Che hai perso con il sorriso in bocca? Pensi che dovremmo rifare la scena? E va bene. Vabbè, sì, buonanotte. Oh no, per favore, davvero ti vuoi mettere ad analizzare del cibo in un ristorante così elegante? Ah, sei un allenatore? No. Non sono un allenatore. Ok, no, fammi curare. Praticamente loro fanno coppia, no? Ed è giustissimo così. Però, amico mio, mangia un po' di ciccia, dai, che sei pallido. Proprio lo stereotipo dello scienziato, denutrito e... malnutrito anche. È andata bene. Mi tocca sfidare anche gli altri però, ragazzi. Ok, lasciamo perdere i risultati. Hai preso un ottimo voto e quindi meriti un premio. Ordina pure tutto ciò che vuoi. Vuoi metterci alla prova con una sfida? Perché mio figlio è bravo anche con i Pokémon. Figlio modello. Hashtag figlio modello. Flaride? Quale... Che nome è Flaride, scusami? È un nome un po' desueto, ma ok. Che poi io me la godo ora con Acti, perché la prossima palestra, essendo quella di Pratopoli, ed essendo una palestra acquatica, beh, capite che, insomma, il mio caro Flaride ha preso 10 in un compito in classe. Pure io prendevo 10 nei compiti in classe, ma non è che ne facevo una cosa di stato. Che resti tra noi? Ma mio padre è proprietario del ristorante... Siete il ristorante che è dell'hotel. Ah, oh. E quindi che me ne vota a me? Cristaldo? Oddio, Cristaldo ci può anche stare. Cristiano più Aldo, ok. Posso accettarlo? Acti al 36. Let's go! Let's go Poggers con Acti al 36. Ora si evolve l'Empoleon. Yeah. Sono molto soddisfatto, molto soddisfatto. Che smacco perdere nel ristorante di papà. Ah, ma lei è la sorella. Ah, pensavo fosse tipo la sua figa, cioè... A lei. Oh, eccolo qua, Empoleon! Empoleon, Pokémon imperatore, è dotato di 3 corna sul becco che attestano la sua forza, il capogruppo le ha più grandi. Dunque, l'immagine di Empoleon entra un po' nell'inquadratura di gioco, ma non è un problema. Vuole imparare Acquagetto? Beh, Acquagetto non è una mossa molto potente, ma ha priority e leverò Bollaraggio. Ferro Artigli no, perché è da stab e potrebbe tornarmi prima o poi utile.
Ultima coppia, allora mettiamo un attimino Mint davanti, no Mint no davanti, ma per il momento mettiamo un attimino Luxray qui. Bene, un po' di moto prima di mangiare stimola l'appetito, beh, sì, in realtà aiuta a perdere, a bruciare più calorie, fare movimento a stomaco vuoto. Certo, non è che non devi mangiare da 2 giorni per fare movimento e perdere più calorie. Se non mangi da 2 giorni le consumi da sole le calorie. Finalmente ho sconfitto tutti quanti in questo posto dimenticato dal signore e posso andarmene. Mi sa che si possono anche sfidare una volta al giorno, quindi non è male. L'uovo! Attenzione! Dall'uovo è nato Eppini. Carino come Pokémon. Ama gli oggetti bianchi e tondi, imita Chansey trasportando un sasso a forma di uomo. Pokémon Ovettino. Oddio, Ovettino. Allora, dato che è nato, penso che nel prossimo episodio, perché no, metterò l'ultimo membro della mia squadra. Chissà, perché no, dai, ci starebbe bene. Allora, arriva del lago Valore, beh, qui abbiamo uno strumento da prendere. Pippi su. Torna di nuovo dopo che avrai sconfitto la campionessa. Fino ad allora non dimenticarti di me. Ma va bene. Parlando con questo artista di strada, dentro la casetta, si trova distorto zona, MT92. Come usarla? Non me lo dice, va bene. Praticamente è questa casetta qui. Vabbè, insomma, ci sta, dai. Niente, per il resto mi serve la MT Scalaroccia che ancora non ho, quindi andiamo di qua. Parlando con la guardia possiamo riposarci e ricaricare la squadra. Questo hotel è davvero romantico, va bene, ognuno ha un concetto diverso di romantico. Ok, fai un po' tu. Coccio rosso, bene. Ah, qui abbiamo altri allenatori. La strada è ancora un pochino lunga per arrivare a Pratopoli. Mi sa che nel prossimo episodio affronterò la palestra a questo punto. La ciambellina manda in campo Bibarel. Mamma mia, già 10 livelli e salite Eppini. Che poi ora che ho visto il livello di Anasia è 35. Si sta per evolvere anche lei, no. Ragazzi, quasi squadra completo. Mancano 2 Pokémon a questo punto da far evolvere. Uno che lo porto magari nel prossimo episodio in squadra. Ve lo scambio da Perla. E potete intuire chi può essere, perché qui non si trova. Qui si trova l'altra versione. Qui si trova l'altro. Quindi potete un po' capire chi è. Ok. Un altro paio di lotte e anche Anasia sarà al 36. C'è un hotel elegante in un luogo elegante, il ristorante pieno di gente elegante, va bene. Qui che abbiamo? Casa del dottore Impronta. Le impronte sono la chiave di tutto. E ha ragione, vero dottore Impronta? Per me è abbastanza facile capire Pokémon. Basta che veda le loro orme e capisco subito cosa pensano. Come? Non mi credi? Allora prova a far camminare Luxray davanti a me. Dalle sue orme riuscirò a capire quello che gli passa per la testa. Link è fenomenale, sia come persona che come allenatore. È tutto merito suo se riesco sempre a essere il miglior Luxray che posso. Quando siamo in viaggio vedo che i Pokémon selvatici mi guardano con invidia. Ok, va bene. I Pokémon selvatici mi rimmagino che guardano con invidia tutti quanti lì. Guarda quello che se ne va a spasso con un allenatore. Che bella scena, eh? Troppo divertente sarebbe da vedere anche nell'anime. I Pokémon selvatici che ti guardano con invidia. Ma l'immagine è bellissima. Anasia al 36. È fatta. Zuffa, ma certo, ma certo. Via Crescipugno e dentro Zuffa.
Usa un tipo speciale di arte marziale che coinvolge tutti gli arti. La sua fiamma non si estingue mai. Wow. Eh beh, Pokémon Fiamma, ci credo. Non Pokémon Scimmia, Pokémon Fiamma. Ottimo! Peccato che non possa ancora obbedirmi. Ma con la prossima medaglia, sì. Vediamo un po'. Abbiamo un'altra bellezza, lascia che ti mostri come lottano gli adulti. Ah, quindi lei è adulta, non è una ragazzina. Allora ha più di 20 anni, dai. Ha una bella bellezza. Che nome complicato, però. Lotta come un adulto. Yeah, Glemiao. Questa è una gattara. Attenzione, però, ehi. Lui... è lui che ci dà Scalaroccia, per caso? Ho questo flash improvviso. Era assalto. Ok. C'è qualcosa sulla cima di questa rupe. Ma me lo dice il mio istinto. Ma come faccio a salire lassù? Ah, non si può. Ok. Non era lui allora. Qui trovai Cherrim per la prima volta. Cherubi, non Cherrim. Non so perché mi sbaglio Cherubi con Cherrim. Abbiamo anche delle bacche, tipo bacca paia, molto carina. Ma questa qui, bacca guava, bella qui bacca guava. E bacca fragola, vero? Bacca frago, sì. Dunque, ci siamo quasi. Sì, ci siamo. Vabbè, qui se volete cercare qualche Pokémon. Io non è che faccio un Gotacatch in modo, l'ho detto più volte, quindi. Perfetto. Ci siamo arrivati a Pratopoli. Era ora. Quando passeggiamo in spiaggia lasciamo le impronte sulla sabbia. Anche ai Pokémon piace lasciare impronte come alle persone. È lunga arrivare fin qui da Rupepoli, sono esausta. Già. Ci è voluta la sua bella oretta, ci è voluta. Pratopoli, oh ragazzi, nel prossimo episodio. Oh oh. Cosa ci fai qui con solo 3 medaglie? Dunque, questo pacco da Rupepoli, dove devo farlo scoppiare? Sì, Team Galassia si divertirà molto con questo incarico. Va bene. Ah, c'era un ragazzo che era molto impaziente. Attacca questi bolli floreali C alla tua capsula. Ok, se proprio vuoi. Abbiamo una casa proprio qui all'imbocco. Vediamo un po'. Facciamo un pochino di Exploro Paxo. Ehi tu, mostrami il tuo Pokémon. Voglio vedere se si merita una fascia. Non mi aspettavo certo questo. Non voglio mentirti, quindi parlerò chiaro. Questo Pokémon non è male, ma non è niente di eccezionale. Se vuoi migliorarne le virtù, dagli dei Puffin. Ok. Ok, sì. Gli darò dei Puffin quando vorrò fare le gare a livello Master al 100%. Non tutti gli allenatori fanno evolvere i loro Pokémon appena possono. Sì, in effetti io è quello che ho fatto su Smeraldo, ho aspettato. Il capo palestra di Pratopoli è impressionante, in un certo qual modo. È difficile da spiegare, capire cosa intendo comunque. Pratopoli, città palustre. È piccolina, eh. Ah, nella grande palude c'è Scacciabruma. E quella servirà a Scacciabruma, perché Scacciabruma, la nebbia, se non la diradate vi fa solo perdere la precisione. È un drop di precisione costante in quel percorso, quindi vi consiglio di usarla. E nel prossimo episodio affronterò la palestra, ma penso che affronterò anche la gran palude. Quindi farò prima la gran palude e poi la palestra. La palestra è la ciliegina sulla torta. Va bene ragazzi, ragazze e amici non binari, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate sempre i link che portano a Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!